Lo Sugar Reef continua a regalarci weekend meravigliosi. Questa sera in console uno dei migliori DJ italiani. Come ha detto lui, lui è cresciuto a pane e Masters at Work. Stiamo parlando di Mister Tommy V. Yeah. Come on. Ha. I'm going in. Yeah. Cause you know it's a party when I'm here. E Tommy. Lo so che in Joy Television ti fa questo effetto di ti fa mancare l'aria. Manca il fiato. Manca il fiato quando arriva in Joy Television, Tommy. Sì, sì, è proprio una questione emotiva. Ti emozioni? Sì, assolutamente. È una cosa più forte di sì, te. Sarà perché è la prima volta, non lo so, magari vari motivi, però insomma. O sei emozionato perché siamo allo Sugar Reef? Ecco, brava. Spendimi due parole sullo Sugar Reef, visto che sei in famiglia, visto che lo conosci Sugar bene. Sugar Reef è un bel locale in una zona che comunque io amo molto perché sono figlio di Padova, di Mestre di Padova, nonostante io sia veneziano, comunque i miei esordi artistici sono tra Mestre e Padova. E quindi comunque è un bel ritornare, nel senso che stasera vengono a trovarmi degli amici che insomma non escono quasi più, escono solo perché vengo io, cioè quindi è molto divertente. È un bel locale che ha anche cambiato l'impianto, già che era già forte, quindi meglio ancora. La gente si diverte molto qui, quindi è un bel posto. Poi Fabio è molto bravo, insomma, c'è Tito anche, è una vacanza, insomma. Parliamo di produzioni. Tanto per non è vero, non no, è... no, tu no, non mi parli. No, allora... no, non rispetto a te, rispetto alla mia quotidianità, insomma, io parlo quasi solo di produzione tutto il giorno, quindi. È chiaro. Quindi sì, parliamone volentieri. Volentieri. Bang bang. Bang bang, shake your thing, move your feet, move with me. Vabbè, Mr. V c'ha la voce più bella di me. Però siamo parenti, hai capito? Tommy V, Mr. V. Saremo parenti, chissà. Come? No, mi allora, aspetta. Double V, you know what I mean? Uno mi ha scritto sui feedback. Tommy V, Mr. V, you know what I mean? Sfotteva, secondo te? Probabilmente sì. Bang, bang, shake your thing, move your feet, move with me. Feel the music, feel the beat, it's time to bang. Lui comunque rappresenta, per me rappresenta un mondo, una cultura, uno stile, un gusto. Lui è newyorkese, io adoro New York. Lui è figlioccio di Vega e io sono nato a Pan & Masters at Work. E quindi comunque è un sodalizio che mi lusinga, mi fa molto piacere, insomma. Com'è nata questa collaborazione? Semplicissimo, io non ho neanche mai incontrato fisicamente, ci ho parlato più volte al telefono. Internet ha reso il mondo veramente piccolo. Abbiamo fatto questo pezzo, ma proprio in mezza giornata, e secondo me era molto Mr. V. Gliel'ho mandato e non mi sbagliavo, quindi vuol dire che il mio intuito, lui mi ha risposto subito, mi ha scritto figata, dammi il tempo di fartelo, poi sui tempi è stato un po' lentino. Ci avevo messo quei 5-6 mesi, però alla fine abbiamo quagliato una cosa molto bella. Like the way you're moving, baby. The sound, the speed, this feeling got you going crazy. If you feel it, come on, show me, let me see you shake it. Turn it, move it, don't stop, keep on going crazy. We just getting started. Come on, everybody. Stanno facendo seri i discorsi qui adesso. No, basta, non vorrei diventare prolisso anche perché la gente insomma si annoia questi dettagli tecnici, no? Pesanti. Però magari farebbero bene un po' di dettagli tecnici. Ma io sono un forte sostenitore di perché poi i ragazzi, giovani DJ, quando mi mandano le mail, eccetera, capiscono che non c'è nessuno che gli spiega niente, no? Allora certe volte viene da dire, ma che domande fai? No? Invece in realtà se nessuno ti spiega, come fai a sapere certe cose? Perché visto da fuori. Può essere visto in maniera diversa di come poi le cose avvengono in realtà. Esatto, punto primo. Punto secondo, ci sono tutta una serie di conoscenze, sembra tutto molto semplice, no? In realtà è anche abbastanza complicato, insomma. I ragazzi dicono, ho fatto un pezzo, ho remixato queste, prendono una voce da internet a cappella, ci mettono sotto qualsiasi cosa e pensano che sia possibile fare una cosa del genere, no? Allora sai, poi, sembra di squisire, io ho imparato da poco, da qualche anno,
forse alcune delle sfumature dei publishing, però dovremmo fare una puntata tutta quanta dedicata al publishing e ai diritti d'autore. Potrebbe essere interessante. Non è che puoi prendere proprio tutto, insomma, e quando prendi devi chiedere. Dopo un'altra volta ti racconto di che legge hanno in Francia e di che legge abbiamo in Italia sulla produzione interna, e anche quella serve una cosa da fare anche in Italia. Allora facciamo una cosa, intanto che tu ti prepari la prossima volta in cui mi racconterai di queste leggi che ci sono in Italia, in Francia, nei vari stati, noi di Enjoy Television andiamo a sentire un po' come sono i buzz su ad Amsterdam, a sentire un attimo i gossip su ad Amsterdam. Chissà se parlano, non so, non ancora decido, lo sai, se io sono sempre all'ultimo, no? Tu sempre, ogni volta che c'è una conferenza. Adesso vediamo. Perché adesso lui mi ha un po' provocato, no? Mi sento un po' in colpa. Quando vado alla fiera, mi sento un po', pensa che brutta malattia che c'ho, mi sento un po' in colpa. Allora, sei stato su Enjoy Television prima di andare a Miami, metto 3 giorni prima, non so se vengo. Adesso 3 giorni prima di Amsterdam. E non sei venuto. 3 giorni prima di Amsterdam, amici, non so se vengo. Perché comincio ad avere una certa età, le ho viste tutte, le so tutte. Cioè. No, largo ai giovani. Noi cosa facciamo senza di te? No, per voi ci sono, è per Amsterdam e WMC e le altre. No, lo dico noi ad Amsterdam senza di te. Lo so, siete persi, ma. Con chi vado in mezzo alla strada dopo a chiedere il cappuccino? Chiaro. Fatemi una ragione.